Tra un mese esatto, Trieste diventa palcoscenico di un evento internazionale importante, il G20 sulla scienza e sull'innovazione nell'anno della presidenza italiana. Attese in città una trentina di delegazioni da tutto il mondo, oltre 300 gli ospiti, ma non mancherà chi si collegherà a distanza, cuore della manifestazione, il Porto Vecchio. Anna Vitaliani. Il Convention Center di Porto Vecchio, trasformato in polo vaccinale in questi mesi d'emergenza, tornerà tra un mese esatto a svolgere il ruolo per cui è stato inaugurato lo scorso anno, teatro di eventi di ampio respiro come fu ESOF, Forum Europeo della Scienza, e come sarà il G20. Anche qui si parla di scienza che si tiene a Trieste tra il 5 e il 6 agosto. 30 delegazioni da tutto il mondo, dalla Cina all'Argentina, dall'Arabia Saudita alla Corea del Sud. E tornerà a Trieste il 6 agosto anche il ministro della ricerca Maria Cristina Messa, ad un mese esatto dalla sua ultima visita, quella di ieri e oggi. L'esempio di Trieste dice quanto la ricerca deve avere dei fondamenti di base, deve avere uno sviluppo forte scientifico, ma come questo non sia assolutamente il contrasto con renderla disponibile per la società, per l'industria, per i cittadini stessi. Il giorno precedente, il 5 di agosto, a rappresentare l'Italia i ministri Vittorio Colao all'innovazione e Giancarlo Giorgetti allo sviluppo economico, prevista anche una cena a Miramare e una visita al sincrotrone. E mentre a Venezia per il G20 di domani non si escludono disordini e tensione, a Trieste non sarà necessario blindare la città, dice il prefetto Valerio Valenti. Trieste non è Venezia, anche il tema dell'economia trattato a Venezia probabilmente espone di più la città a questi rischi. Siamo fiduciosi sul fatto che non accada nulla. Attesi circa 300 ospiti, molti paesi per via della pandemia si collegheranno online. Alcuni alberghi del centro hanno già avuto richieste di prenotazione. Questo evento è molto importante per il turismo in generale, per la visibilità della città, per il rilancio sicuramente della parte del Porto Vecchio, quindi sì, sicuramente sì, sarà una bella vetrina.